nella casa del Signore. Signore Gesù, noi ti adoriamo, noi siamo nulla davanti a te, ma siamo forti con te. O Gesù, accoglici nel tuo nome, noi ci prostriamo. Signore Gesù, eccoci qui davanti a te, con la poca fede che ancora abbiamo, col poco amore che ancora abbiamo, siamo solleciti di noi, non siamo capaci di alzare lo sguardo a te e contemplare te. Siamo chiusi, Signore, nel nostro egoismo, nei nostri bisogni. Siamo prigionieri di noi stessi. Signore, ti chiediamo come prima cosa di aprire le prigioni del nostro io, dove siamo chiusi, per venire incontro a te e prostrarti ai tuoi piedi per adorarti e riconoscere che tu sei il Signore, perché sia santificato il tuo nome e sia fatta la tua volontà, perché il tuo regno sia affermato su di noi. Signore, noi ti adoriamo con quella poca fede che ancora ci resta dietro le sbarre delle nostre prigioni, del nostro io, del nostro egoismo. Signore, noi guardiamo a te tra le fessure della cella dove noi ci troviamo, ma guardiamo a te, abbi pietà di noi e accetta, Signore, questa debole fede, questo debole amore. Accendi il cuore nostro, la nostra mente, perché noi veniamo a te con cuore sincero. Signore, tu hai detto, chi salirà il monte del Signore? Colui che ha cuore mondo, mani pulite e bocca tersa, che non dice menzogna. Signore, le nostre bocche sono piene di menzogna, il nostro cuore è aggravato, le nostre mani grondano sangue. Signore, ti chiediamo di lavarci le mani nell'acqua che scaturisce da te. Ti chiediamo, Signore, di poter salire il monte santo della preghiera questa sera per trovarci davanti a te, piegarci davanti a te e dirti: tu sei il mio Signore. Lode e gloria a te, Signore. Signore, togli il velo che copre i nostri occhi, perché la luce del tuo volto penetri dentro di noi. Signore, insegnaci a leggere il libro. Dice la scrittura: se tu dai un libro con caratteri che il lettore non conosce e domandi cosa sta scritto, quell'uomo non può leggere
perché non conosce i caratteri del libro. E se tu presenti il libro sigillato e dici, leggi e comprendi, tu non puoi leggere e comprendere il libro sigillato, anche se conosci le lettere e sai la scrittura. O Signore, ti chiediamo di imparare a leggere il tuo libro e ti chiediamo di aprire i sigilli del tuo libro, perché soltanto tu, agnello immolato, sei stato trovato degno di aprire i sigilli, di leggere il libro e di mostrarlo agli uomini. Signore Gesù, tu sei il libro scritto dal Padre per noi. Beati chi occhi per vedere e leggere in questo libro, beato chi è istruito dal tuo Spirito per comprendere le parole di questo libro, che sono le parole del Padre scritte per noi. Signore Gesù, libro del Padre, libro aperto, insegnaci a saperti leggere, insegnaci a capire qual è la volontà del Padre. Lode e gloria a te, o Signore. Gesù rispose: ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi. Grazie, Signore Gesù, perché tu hai parlato, hai risposto, Signore. Tu vuoi che noi osserviamo i comandamenti, che noi amiamo te, unico e solo Dio, il nostro Dio, il Signore della nostra vita. Noi ti amiamo, Signore, perché da questo amore scaturisce l'amore per noi, per tutti i fratelli, per il nostro prossimo. E allora, Signore, donaci questo amore, Signore Gesù, perché tu sei l'amore, abbiamo bisogno di te. Vieni, Signore Gesù, tu sei già in noi, sei in mezzo a noi, sei disceso qui in mezzo a noi, sei stato qui dentro con noi, oh Signore, e noi abbiamo messo a terra tutti i nostri mantelli, tutti i nostri peccati. Tu sei entrato nel nostro tempio, Signore, questa mattina, e ti vogliamo lodare, osannare e cantare a te il canto d'amore per te. Grazie, oh Signore Gesù. Fratelli e sorelle, questo testo è stato preceduto da una visione, le cavallette. Nel capitolo 9 di Apocalisse abbiamo gli scorpioni, i serpenti e le cavallette. Siamo assaliti dalla cavalletta. Le cavallette che hanno le fauci come leoni e hanno la coda di scorpioni. Il loro re si chiama Perdizione, Abaddon, Perdizione, o come detto qui, Sterminatore. Signore, noi qui siamo davanti a te, ti chiediamo di leggere il libro e di capire il libro che tu hai aperto per noi. Ma ti chiediamo, Signore, che ognuno di noi sia un libro scritto dallo Spirito. Lo Spirito Santo, Spirito di Cristo, scrivi questo libro, scrivi
la volontà del Padre, la lettera del Padre agli uomini, dentro ciascuno di noi, perché questa lettera sia osservata, esprima la nostra vita, perché questa lettera sia letta da tutti, perché la nostra vita sia edificante per tutti. Tu ci richiami così all'osservanza della tua parola, ci richiama all'osservanza dei tuoi comandamenti. Signore, fa che questa lettera che tu scrivi su ciascuno di noi sia letta da tutti, sia letta prima da noi, sia letta dagli altri, e tutti possiamo camminare a viso scoperto. Allora le cavallette non ci potranno nuocere, allora i loro aculei, che sono mortali, le code che pungono col loro pungiglione, non ci pungeranno più. Allora il grande sterminatore, Abaddon, lo spirito di perdizione, sarà sconfitto da Cristo Signore, colui che apre i sigilli e con la sua spada sconfigge il nemico. Lode e gloria a te, Signore. Signore, asso e su di noi abbiamo un attacco, però, Signore, noi siamo sicuri della vittoria. Da Siria e Ninive cadono, però noi dobbiamo combattere. Fratelli e sorelle, siamo chiamati al combattimento. Ninive, che è la città del peccato, deve cadere. Naum. Signore, tu abbatterai Ninive, come abbatterai Babilonia, però tu ci chiami alla battaglia. Siamo noi, o Signore, fuori i prodi, fuori i guerrieri. Nessuno dica, io non posso combattere. Tutti siamo guerrieri del Signore. Combattiamo ognuno la nostra battaglia contro la corruzione, contro il peccato che cerca di introdursi in noi, contro l'esercito nemico, contro le cavallette che ci assediano, contro gli scorpioni che ci pungono, contro i serpenti che ci insidiano. Signore, ti chiediamo di essere coscienti che la nostra battaglia non è contro la carne e il sangue, ma contro i principi di questo mondo che abitano nell'aria. Signore, armaci con la tua armatura, dacci la spada in mano, la spada della tua parola, e metti la preghiera dentro di noi, perché è con la preghiera che si combatte. Lode e gloria a te, o Signore. Re pacifico, re di amore, tu ci chiami alla battaglia, è una battaglia spirituale. Anche quando le scritture, drammatizzando, ci parlano di armi, di carne, di cavalli, fa che la nostra fantasia non vada ai carri, ai cavalli, alle spade, al combattimento materiale. Tutto questo si svolge in ciascuno di noi, si svolge nella comunità di credenti, si svolge nel trionfo della preghiera, con la battaglia della preghiera, si svolge nel trionfo della fede, che è lo scudo sulle incredulità, nel trionfo della salvezza tua sulla perdizione. E allora che noi siamo corazzati, si svolge col trionfo della pace, perché calziamo in noi i gambali della pace. Si svolge, o Signore,
questa guerra e ti vincere nella sottomissione a te, quando la nostra mente, il nostro capo, è custodito da te, delle tre virtù teologali. E allora che noi vinciamo la battaglia, quando il nemico inutilmente si avventa contro di noi e ci vuole proprio colpire al centro, noi abbiamo la verità, la cintura della verità. Signore, ecco la verità, ecco la carità, ecco la fede, ecco la preghiera, ecco la tua parola, che noi vinciamo questa battaglia. Signore, fa trionfare in noi le tue armi, quelle che tu ci hai dato, quelle che tu hai consegnato a ciascuno di noi per abbattere colui che è menzognero, colui che odio, colui che è menzogna e divisione e distruzione, colui che divide il tuo popolo, colui che abbatte, colui che infilza i suoi dardi contro le nostre facoltà, l'intelletto, la volontà, l'affettività, i sensi, perché colpiti possono non reagire. Signore, noi vogliamo combattere questa battaglia per il trionfo del tuo regno, che è il regno di pace, di gioia, di amore, di bontà, di benevolenza, di castità, di povertà, di distacco, di dominio delle nostre passioni. E allora che noi vinciamo la grande battaglia, e la Ninive in cui noi viviamo cadrà. Babilonia in cui siamo dispersi sarà abbattuta, e noi trionferemo, Signore, e canteremo le tue vittorie. Gloria e gloria a te, o Signore. Così dice il Signore: come il pastore strappa dalla bocca del leone le zampe e il lobo di un orecchio delle pecore, così stamperanno gli israeliti che abitano a Samaria. Ascoltate e attestatelo nella casa di Giacobbe, dice il Signore Dio degli eserciti. Ecco, il Signore questa mattina ti chiama alla libertà dei figli di Dio. Vuole liberarci da tutte le nostre catene, vuole liberarci da tutte le oppressioni, vuole liberarci da tutte le tentazioni del maligno, da tutte le dominazioni del maligno, da tutte le potestà del maligno, da tutti i principati del maligno, da tutti gli influssi degli angeli cattivi. Vuole ridarci la pace, la gioia, la serenità, vuole aprire i nostri, cioè le nostre catene, le nostre carceri, vuole portarci fuori nel regno della luce, della gioia. Grazie, Signore Gesù. Marianna ci aveva assediato. Avevamo un bel campo di spighe biondeggianti, soltanto una parte è stato possibile salvare pigiandolo nei tini, perché quello che era esposto nelle aie, i madianiti irruendo ce l'hanno rubato. Però Signore, tu hai sconfitto Madian per mano di Giosuè, e di nuovo i campi biondeggiano alla nuova semina. Madian è sconfitto, i campi seminati
hanno dato il loro frutto, ed ecco biondeggiano le messe davanti a te. E con questa speranza che noi camminiamo, perché il nostro Dio è il Dio che vince, il Dio che abbatte, il Dio che sconfigge Babilonia e Ninive e Tebe, tutte le grandi città degli uomini sono vinte dal trionfo della città di Dio. Gloria e gloria a te, oh Signore. E allora, fratelli e sorelle, dopo questa prima visione, che si è confusa con l'adorazione del vincitore Gesù, ecco un momento per rendere testimonianza al Signore di quello che Egli ha fatto contro i nostri nemici, spirituali e materiali, dandoci grazie spirituale e grazie materiale. Ogni guarigione e annuncio di vittoria, si dice già Sant'Agostino, ogni guarigione e annuncio di resurrezione, ogni liberazione e annuncio di vittoria, ogni grazia, o materiale o spirituale, e annuncio di Cristo, vincitore del peccato e della morte. Ringraziamo, Signore, perché Tu stai operando. C'è un bambino che non prende latte, adesso potrà prendere latte senza nessun inconveniente. C'è una donna che soffre agli occhi, il Signore tocca e ridona la vista. C'è una persona che ha tanti dolori alle ossa, in questo momento, questa persona che è qui presente e ha tutte le ossa doloranti, non sente più niente. Se la persona è presente, si identifica. No, tutto il corpo, si chiede ancora una persona che in tutto il corpo, ecco, aveva dolori in tutto il corpo e adesso non ce l'ha più. Grazie Signore Gesù. Ancora il Signore comincia a guarire una anoressica, una ragazza di 20 anni. Comincerà a mangiare e l'anoressia avrà un breve corso e poi tutto sparirà. Ci sono persone che hanno male alle orecchie, alcune persone sono affette da sordità in un orecchio e un altro che ha sordità così parziale in tutte e due le orecchie. Signore, tocca e guarisce. Se la persona qui presente sono almeno due persone, una in un orecchio, l'altra in tue due orecchie, che si è sentito come un colpetto alle due orecchie, una in un orecchio, si può identificare. Guarigione alle orecchie. Vediamo. Guarigione all'orecchio. Avanti. Uno. Cosa soffri tu? Tutte e due. Adesso ci senti? Ci senti meglio? Sì. E adesso ci senti? Bene. Un'altra persona. C'è un'altra persona. Dove? Bene, grazie Signore. Adesso il Signore tocca gli occhi perlomeno di tre persone. Un uomo e due donne. Sono occhi infiammati
e poi un oce che è malmenato di un uomo. E allora tre persone, due donne e un uomo agli oci. Il Signore tocca. Vediamo chi sono queste persone. Sentono anche questa una frescura agli oci, una frescura agli oci. Un uomo e due donne. Vediamo. Uno là, poi due, un'altra persona e una donna. Grazie Signore Gesù. Una bocca che arde proprio qui alla mandibola. Il Signore tocca e guarisce, non sente più niente. Ecco, il dolore era qua alla mandibola, cioè nella parte inferiore della bocca. Chi si è... chi? Tu. Grazie Signore Gesù. Ci sono due persone, due ragazze, una ragazza e una donna sposata, che hanno dolori alle ovaie, sono infiammate le ovaie. Il Signore tocca e guarisce una donna sposata e una ragazza. Se vogliono identificarsi, sentono in questo momento un movimento e si sentono bene. Non hanno più il dolore lancinante. Se vogliono testimoniare dopo, possono farlo. Signore chiama alla conversione una persona. Io ti ho aspettato troppo. Tu avevi cominciato a convertirti, poi sei ricaduta nel laccio. Ti avverto per la seconda volta. Rompi quel laccio prima che sia troppo tardi. È per una donna sposata. Non è il caso di identificarsi, ma la persona sente questa parola per sé. C'è una persona che ha una cisti al collo, era una tra le cisti. Se la persona si tocca non la trova più. Se poi si vuole identificare, si può identificare. Una cisti al collo. Vediamo. Ti faccio coraggio. Tu sei caduta in una trappola, ti sembrava una ragnatela da nulla e invece la ragnatela ti ha avviluppato. Abbi fiducia nel Signore, uno sforzo da parte tua e tutto il resto farà il Signore. Ti sembrava una cosa da nulla e invece sei rimasta intrappolata. È una donna. Chi ha avuto qualche guarigione, che non tutte le guarigioni sono annunciate, chi ha avuto qualche guarigione che non è stata annunciata, perché non tutto dice il Signore, alzi la mano, soprattutto da dolori e disfunzioni, arti che non si muovevano, dolori alle scapole, alle anche, al braccio, al ginocchio. Bene, ci sono persone che si sentono sciolte, sciolte, parlino una là. Il Signore scioglie i prigionieri.
Ecco, grazie Signore, grazie Signore. Ringraziamo Signore perché stai visitando a Villa Sofia una persona che è in coma, la stai scuotendo in questo momento dal suo coma. Signore, noi ci postiamo davanti a te, ti ringraziamo di quello che tu stai facendo in questo momento e vogliamo che la nostra vita sia toccata dalla tua parola. Tutte queste cose tu fai a noi, oh Signore, per richiamarci una vita buona, una vita migliore. Tu quando incontrasti quell'uomo che avevi guarito a Betesda, alla porta delle pecore, gli richiesti sta attento a non peccare più perché non ti succede di peggio. Tutte le guarigioni sono ordinate alla conversione del cuore e della vita, perché tante guarigioni sono sciupate, e meno del 50% sono sciupate e si ricade, perché la guarigione va coltivata in maniera che comincia dal corpo, pervada poi lo spirito, in modo che tutta la persona sia guarita. Quando la persona è guarita nel corpo, non guarisce poi nello spirito, non si coltiva per il Signore, può anche ricadere nella sua malattia. Signore dice alla persona, va a confessare i tuoi peccati. Non sono peccati gravissimi, ma sono come piccole pustole nel tuo corpo. Ce n'hai tante piccole pustolette nel tuo corpo. Confessati, la tua anima sarà lavata e le tue pustolette spariranno. E allora, fratelli e sorelle, adesso glorifichiamo ancora il Signore, benediciamo il Signore e imploriamo per noi e per tutte le persone che si sono raccomandate alle nostre preghiere, grazie di conversione, liberazione e guarigione. Signore, dà un uomo il posto del lavoro entro oggi o domani e il Signore dice sì. Allora ci alziamo. Signore, ti chiediamo che alzando l'ostia tante altre persone siano guarite e che quelle che hanno avuto l'annunzio di guarigione guariscono guardando quest'ostia, come si guariva guardando il serpente istato da Mosè sull'asta, così si guarisce questa mattina guardando te. Soprattutto grazie spirituali tu vuoi concedere a tante persone che sono morte dal serpente e non sanno come guarire dai loro morti. Tu, oh Signore, guarirai tutti. Siamo il popolo.